ha fatto sempre quello che gli ha chiesto Trump. Un esempio fra tutti è uno degli oggetti del contendere principali, di cui io discuto in tutto il libro, perché credo che sia l'oggetto del contendere principale, è la guerra per il 5G. Il 5G, noi pensiamo che siano i telefonini che abbiamo in tasca. In realtà, chi mette le mani sulla tecnologia 5G del futuro, mette le mani sul futuro dell'intelligenza artificiale in tutte le sue applicazioni, anche e soprattutto militari. E mette le mani sulla cybersicurezza, mette le mani sui pagamenti elettronici, mette le mani sul futuro della telecomunicazione. Quindi, gli americani e i cinesi, ma in parte tutto il mondo, si sono resi conto che la potenza che metterà le mani sulle infrastrutture 5G comanderà il mondo. Questo se ne è reso conto Trump, se ne sono resi conto i servizi segreti americani, i servizi segreti cinesi, lo sanno benissimo. Quindi Trump ha cominciato una guerra senza precedenti alle compagnie cinesi di telecomunicazione come Huawei. Noi sappiamo bene che è stata arrestata la figlia di Huawei in Canada. Sappiamo bene che Trump ha comunicato ai paesi europei che chiunque farà accordi con Huawei interrompe i rapporti di intelligence con l'America, mette in discussione la NATO. Quindi Trump ha lanciato dei moniti ufficiali pesantissimi. Ma se Trump ha lanciato questi moniti così pesanti, immaginate cosa pensa di chi fa accordi con i cinesi, quegli apparati ancora più guerrafondai che vogliono rilanciare la leadership americana nel mondo a qualsiasi costo. Ed è quello che scrivono nei documenti. Certo che però, se ho ben capito, questi cinesi hanno dimostrato una forza tale da mettere in ginocchio tutto il mondo. Quindi a questo Assolutamente. punto Allora, l'Italia, da che parte ci schieriamo a questo punto? Agli americani? schierarti con i cinesi vorrebbe dire magari uscire dall'Europa, entrare nelle grinfie dei cinesi vuol dire passare proprio dalla padella alla brace. Ricordiamoci che lì è una Senza le leggi. dittatura comunista. E credo sia il peggio possibile, per quanto noi possiamo dire che in Italia non siamo in democrazia e in tante cose è assolutamente così, però mai il paragone può reggere con la Cina, dove ovviamente anche la stessa libertà di stampa, di web è Quando si tutto mette soffocato. fine alla vicenda della pandemia, no? Perché poi in realtà qui si parla di una pandemia, visto i numeri. Assolutamente. E allora io Quando provo ci sarà la parola fine? Quando vincerà qualcuno, secondo te? Allora, io provo ad ipotizzare nel libro, dico ok, proviamo ad immaginare che questo Covid-19 sia davvero stato usato come un'arma. Quindi lasciamo stare se sia stato creato in un laboratorio, se è stato creato naturalmente, se è stato il pipistrello, se sono stati i laboratori cinesi, i servizi segreti americani. Proviamo per un attimo a scartare questa ipotesi. Oggi però esiste la sequenza genetica di questo virus, è stata isolata. Ora, questa sequenza genetica di questo virus, che cos'è? Un'arma. Noi l'abbiamo visto. Chi ha la possibilità di far scoppiare questa pandemia o di riattivarla in deposito sta usando un'arma. Un'arma che è riuscita a mettere in ginocchio per un periodo la Cina, ha messo in ginocchio l'Iran, ha messo in ginocchio l'Europa. Quindi c'è un'arma in questo momento. Nei laboratori di tutto il mondo esiste un'arma potentissima. Però Ora, voi permettimi. pensate che i servizi segreti di tutti i paesi e ambienti come questi di cui parliamo nel libro non abbiano interesse a mettere le mani su un'arma biologica che può fare quello che militarmente, geopoliticamente non sono ancora riusciti a fare. Perché guarda che la pandemia è riuscita a fare, per esempio, più danni in Iran di quelli che sono riusciti a fare gli americani con i bombardamenti. È riuscita a fare più danni in Cina di quello che hanno fatto le sanzioni. È riuscita a creare più problemi a Trump di qualsiasi altro impeachment che è stato provato a fare politicamente. Quindi questa sequenza genetica che adesso esiste riesce a fare quello che politicamente, geopoliticamente e militarmente i paesi non sono riusciti a fare, certi ambienti non sono riusciti a fare. Quindi immagina l'importanza di mettere la mano su su quest'arma, anche se vogliamo per ipotesi dire che non è stata creata per questo. I più scettici potrebbero obiettare, ma è stata creata dai cinesi, però in realtà ha colpito anche la Cina, i morti ci sono stati anche lì. È verosimile che i cinesi possano creare, tra virgolette, un'arma di distruzione ed essere colpiti per prima loro. Allora, chi legge il libro, l'ipotesi è che sia stato creato da questo famoso deep state americano, quindi da ambienti americani, per colpire l'amministrazione Trump, per colpire la Cina, per colpire i paesi europei disobbedienti. C'è un capitolo che io chiamo Chi disubbidisce finisce in L'ho visto, quarantena. l'ho visto. Sembra un titolo molto complottista ed in realtà io mi rendo conto che è una tesi molto forte. Però
Però io, per dimostrare che ci può essere, io poi parlo al condizionale, perché io nel libro parlerò sempre al condizionale e dirò sempre di dubitare di quello che dico. Però io quello che dico nel libro, proviamo a vedere se fosse stata utilizzata come arma biologica, che prove abbiamo? E mi rendo conto, io lo riporto nel libro, il principe di Monaco e il primo ministro di Monaco, ministro di Stato di Monaco, sono stati entrambi colpiti dal coronavirus in un periodo in cui nel Principato di Monaco c'erano 60 contagiati. Ora, quante possibilità ci sono che su 60 contagiati in un intero Principato vengano colpiti proprio due vertici politici, il principe e il ministro di Stato? Personaggi che non credo che frequentino i mercati del pesce cinese, non credo che frequentino affollate metropolitane. Cioè, questi dove l'hanno preso questo virus? Vabbè, è stato un caso. Spostiamoci allora in Inghilterra. Il principe Carlo d'Inghilterra e il primo ministro inglese, tutti e due colpiti dal coronavirus, non avevano avuto rapporti tra di loro, quindi non si sono contagiati a vicenda. Che fosse tutta una bufala, poi l'hanno presa anche loro per caso. Quindi principe di Monaco, primo ministro di Stato di Monaco, principe Carlo d'Inghilterra, primo ministro inglese. Se io andassi da un bookmakers inglese che fanno le scommesse su tutto, inizio pandemia, e dico: secondo me questo virus lo prenderà principe Carlo, Boris Johnson, ministro di Stato di Monaco e il principe di Monaco, quanto mi date se scommetto 1.000 euro? Sarei miliardario. Andiamo avanti. E cosa hanno in comune questi personaggi? Il principe di Monaco aveva organizzato la conferenza per il 5G a Monaco ed aveva scelto di schierarsi con il 5G cinese. Io nel libro pubblico gli articoli, perché in quel capitolo io pubblico tutti gli articoli a confronto, l'articolo che dice: il principe di Monaco è il primo a firmare gli accordi con il 5G di Huawei, a fianco principe di Monaco colpito dal coronavirus, a fianco metto il ministro di Stato di Monaco apre le porte al 5G, a fianco metto ministro di Stato di Monaco colpito dal coronavirus.